Buon salve. Recentemente ho sentito parlare di youtuber che decidevano la vita di una persona. Per tutti gli youtuber che hanno portato questo video, ormai l'hanno portato in tantissimi, quindi non rompete i coglioni. Potrei aver copiato un altro youtuber con lo stemma viola. Vabbè, comunque. Il video si dividerà in 10 fasi. Ovvero, ora quando devo andare a dormire, poi quando dovrò svegliarmi, a che ora dovrò svegliarmi la mattina, cosa dovrò mangiare per colazione, cosa dovrò fare per la mattinata, poi cosa devo mangiare per pranzo, cose che devo fare nel pomeriggio, cosa mi devo mangiare per lo spuntino, cosa devo mangiare per cena, cosa da fare dopo cena, e per ultimo, quando devo andare a dormire. E i miei amici, ovvero gli youtuber, dovranno decidere in base a 4 numeri cosa dovrò fare. Quindi direi di non perdere altro tempo e possiamo cominciare. Ok ragazzi, quindi la prima scelta la farà il nostro LOLOMARXD insieme anche alla seconda. E ora sceglierà quando devo andare a dormire. Le opzioni sono 1 alle 4 di notte, 2 alle 2 di notte, 3 ora, 4 after, ovvero che non devo dormire per tutta la notte. Andiamo a vedere il video di LOLOMARXD. Ciao Yuk. Ciao Lollo. Sono a letto. Scegli bene. Scegli bene, ti prego, ti prego. Allora, io direi già di iniziare, sono anche in pigiama. Direi di iniziare la prima prima opzione, ti dico il numero 1. Ma porca di quella troia! Ti pare che c'è un po' di fortuna? No! Devo andare a dormire alle 4 di notte, porco de Giuda! Ok ragazzi, mi sono preparato da guardare Gomorra in questo tempo che starò sveglio. Non so se ce la farò, ma comunque domani inizierà la nostra giornata. E non lo so se mi sveglierò prima o mi sveglierò tardi. Comunque io quando vado a dormire tardi di solito mi sveglio tipo verso mezzogiorno, l'una. Quindi adesso andrò a guardarmi Gomorra e ci aggiorniamo. Ciao. A few moments later. Mezzanotte 11, mi sto finendo di vedere. Porco giù. Comunque è mezzanotte 12 e io sto continuando a vedere la cara Gomorra. Sarà veramente dura. Tra l'altro non c'ho manco il microfono alla valigia perché non mandava di metterlo. Allora, sono le 3 e qualcosa, devo accendere il faretto, porco Giuda. Sono le 3 e 24, adesso vi faccio anche vedere, sto continuando comunque sempre a vedere Gomorra. Penso che passerò ad altre serie TV perché comunque mi sono un po' stufato di vedere Gomorra. Forse devo, ecco, ho pure dato una botta. È tutto quanto legit. Sto rimanendo sveglio fino alle 4 di notte, sono stanchissimo. Se non si dovesse vedere, c'ho le occhiaie, porco de Giuda, tengo le occhiaie. Questa è la prova che sono effettivamente le 3 e qualcosa, le 3 e 25 del mattino. Ah, tra l'altro non sto seduto sulla sedia, ma c'ho il letto qua, non è che sono stupido. Comunque situazione qua abbastanza incasinata, che non è che sono uno che riordina molto. Quella è la luce divina. Poi annacci morto. Devo andare anche a prendermi qualcosa da bere, ma lo faccio con voi in diretta per, giusto per far qualcosa. Ti pareva che è chiuso? Si vede un cazzo. Signori, in diretta, manca meno di un minuto, porco Giuda, dai, sbrigate! Di precisione, mi dice che devo aspettare. Vai! 4 di notte! Signori, vaffanculo, io mi metto a dormire, ma vaffanculo, non ce la facevo più. The next day. Ok ragazzi, quindi adesso andremo ad ascoltare il secondo video di LOLOMARXD che mi ha inviato proprio adesso. Lui avrà da scegliere 4 opzioni come ieri, oppure prima per voi. Ovvero, la prima, fare colazione con acqua. 2, fare colazione con latte e biscotti. 3, fare colazione fuori. Questo veramente, se lo sceglie, veramente rispetto. E la quarta è non fare colazione, che non è tanto diverso da fare colazione con acqua, ma vabbè. Io spero veramente che non scelga la 4 oppure la 1, perché la sarebbe la fine. Io senza colazione non posso vivere. Ma andiamo a vedere il video, vediamo che cosa sceglierà. Ok ragazzi, eccoci qua, andiamo a vedere cosa sceglierà il nostro LOLOMARXD. Yuk, buongiorno. Sono sempre LOLOMARXD, come stai vedendo. Per la seconda opzione ti dico... Dai. Il 3. Buona fortuna. Porca vacca. Porca. Madonna, i bignè, il cappuccino che mi... Porco Giuda.
Lollo. Rispetto. Ok, mi sono vestito, sto andando a fare colazione. Tra l'altro testiamo anche la qualità di questo bellissimo microfono fuori, perché non ci ho mai registrato fuori. L'aria delle 8 del mattino mi mancava effettivamente. Ok ragazzi, è passato un po' di tempo, infatti potete vederlo dalla tenda che sta illuminata peggio del sole. Comunque è l'una e dovremmo andare a mangiare. Ora, io spero vivamente che Raresh non scelga le opzioni sbagliate. Raresh infatti ieri sera mi ha mandato un video dove sceglieva praticamente due volte. Ovviamente nella prima scelta si parlerà dell'opzione pranzo, ovvero cosa devo mangiare. Allora abbiamo prima opzione pasta alla carbonara, seconda opzione non mangiare nulla, terza opzione andare al Mac, quarta opzione andare al sushi. Te prego, fa una delle ultime, te prego. Ho saputo che devi fare due penitenze, cioè sì, devo scegliere dei numeri. Ok, scegli bene, te prego. Scelgo il 2. Devo rimanere a digiuno. Ovviamente mi fa abbastanza bene perché so grassoccio, effettivamente un po' di panza ce l'ho, ma non è che mi metti a digiuno nel senso che non debbo pranzare, cioè boh. Porca del Giuda porco, qua la sfiga, porco del Giuda porco. Allora ragazzi, quindi dopo aver subito una delle penitenze peggiori della mia vita, ovvero non fare pranzo, ora andremo ad ascoltare il secondo numero di Raresh. Ovviamente non l'ho ancora ascoltato, ho stoppato la registrazione così com'è, nuda e cruda. E l'argomento delle sue opzioni sarà la cena. Cosa dovrò mangiare per cena io? Le opzioni sono 1. McDonald's, 2. Niente cena, quindi digiuno per due volte, 3. Pizza e 4. Pollo. Quindi andiamo a vedere cosa ci dirà Raresh. E il 4, spero ti arrivano delle penitenze peggiori. Posso accettare il pollo per cena? Effettivamente non lo posso accettare, ma questo augurio non lo accetto per niente. Sei veramente uno stronzo. Quindi ragazzi, nel frattempo che aspetto la cena e che non faccio pranzo, niente, andiamo un po' in giro, vi porto un po' in giro con me, facciamo qualcosa. Niente, alla fine il giro è saltato perché è sera, ho dovuto registrare con Raresh. Ragazzi, guardate un po' chi ci saluta qua. Salve! Ok raga, visto che Raresh ha detto che devo mangiare la pizza, io ce l'ho qua la pizza, c'ho la pizza qua, che bella, guardate che bella, una bella capricciosa. E poi ho un tè verde che mi piace, l'ho preso perché mi piace. Comunque ragazzi, adesso mi mangio questa bella pizza in live, mi raccomando. Adesso vi metterò lo spezzone della live, ma mi raccomando, venite in live, mi raccomando, Allora ragazzi, questo video vi è piaciuto, mi raccomando iscrivetevi al canale e tirate un bel pugno così sul tasto del like, mi raccomando. E quindi io vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Ajante!